media hanno distorto deliberatamente la realtà eritrea. Il Servizio Civile Nazionale ci deve essere. Non mi aspetto nessuna carità da loro e so che ciò non sarebbe disinteressato o perché hanno cura di noi. Quindi il breve messaggio che manderei loro è di non occuparsi delle nostre questioni. Dovreste venire a vedere, vedere per credere. C'è sempre una differenza tra ciò che viene raccontato e ciò che senti con le tue orecchie e vedi con i tuoi occhi. Ciò che facciamo, lo facciamo per noi, non per vantarci o per gli altri. L'Eritrea si trova nell'Africa dell'Est. Confina a ovest con il Sudan, a sud con l'Etiopia, a sud-est con il Djibouti. Il paese ha 1200 km di costa sul Mar Rosso, davanti allo Yemen e all'Arabia Saudita, e nella sua punta più a sud si trova lo stretto Bab el-Mandeb, un collegamento strategico tra l'Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo, attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. La prima impressione sulla gente ha riguardato la loro incredibile franchezza e l'orgoglio, un grande orgoglio di essere eritrei e di essere africani. Voglio solo ringraziarvi per la vostra grande generosità, il vostro calore e la vostra ospitalità che ci fa sentire benvenuti, ci rende parte del vostro paese, della vostra cultura. Questi sono solo alcuni esempi di affermazioni delle persone che hanno visitato l'Eritrea negli ultimi mesi. È opinione diffusa tra coloro che vengono e visitano questo paese che ci sia una sconcertante campagna di disinformazione rispetto alla popolazione e al paese che richiede un attento esame. Giornalisti investigativi, turisti, stranieri, patrioti e molti altri che visitano l'Eritrea si accorgono immediatamente di un netto contrasto tra ciò che viene riportato dai media più importanti e la vera realtà del paese. In diverse occasioni, anche diplomatici britannici, statunitensi e non solo, hanno espresso, sebbene in via confidenziale, chiaro disagio e imbarazzo nei confronti delle analisi fatte dai propri paesi della situazione eritrea. Solo dopo poco tempo trascorso in Eritrea, specialmente se ci si allontana dalla capitale e si arriva nei villaggi lontani, il contrasto tra ciò che viene narrato e la realtà diventa piuttosto evidente. L'Eritrea, invece, ritiene possibile uscire da questa situazione e risolvere i conflitti attraverso il dialogo interno e la cooperazione per raggiungere un alto livello di sviluppo sostenibile, ottenuto in ambiti come la salute, la letteratura, l'istruzione, l'agricoltura, l'ambiente, la tutela dell'acqua, le strade, le telecomunicazioni, le costruzioni e altre infrastrutture chiave, mai evidenziato deliberatamente dai mass media. Raramente gli eritrei parlano di se stessi. Loro lavorano, lavorano, lavorano. Probabilmente non è nella loro cultura e non è loro abitudine mostrare orgoglio per ciò che hanno fatto o raccontarlo al mondo. La maggior parte delle volte, quando parli con le persone, anche le persone del posto ti dicono: lo facciamo per noi, non lo facciamo per gli altri e per esibirlo. Questo è in gran parte il riflesso della cultura che valorizza la modestia e la semplicità del popolo eritreo, che si è abituato a conseguire obiettivi importanti senza lodi e ostentazione. E questo grazie agli anni in cui gli eritrei sono stati costretti a fare affidamento solo sulle proprie forze, a causa dell'indifferenza del mondo alla carestia che stavano vivendo.
C'è sempre una differenza tra ciò che senti con le tue orecchie e ciò che vedi con i tuoi occhi. Forse ciò che sentiamo con le nostre orecchie può contenere il 50% di verità, ma ciò che vediamo con i nostri occhi è vero al 100%. Gli Eritrei, avendo ereditato un paese che era praticamente distrutto dopo anni di occupazioni e conflitti, hanno capito che la costruzione di una nazione è un processo lungo e complicato che non ha necessariamente bisogno di legittimazione o di elogi. Sono fiero di me stesso per far parte del processo di costruzione dello Stato. Io ho sempre detto che c'è una differenza, una chiara differenza tra chi fa la storia e chi la subisce. I media stranieri hanno spesso modificato la storia e il contesto realizzando reportage volutamente distorti per ragioni di convenienza. Oggi, se tu non racconti la tua storia, qualcuno la racconterà in modo diverso. Essere parte di qualcosa che alla fine di ogni giorno sarà produttivo e proficuo è bello. Aneddoti non confermati, basati sul pettegolezzo e sul sentito dire, vengono presentati come fatti e usati come barometro per spiegare la visione di questo governo e per valutare lo sviluppo complessivo del paese. È disonesto parlare delle sfide dell'Eritrea senza collocare le valutazioni all'interno del contesto geopolitico del Corno d'Africa. Le pragmatiche decisioni politiche nazionali del governo eritreo puntano ad uno sviluppo sostenibile di lungo termine, strutturato intorno alla cooperazione aperta a tutti, basata sul rispetto e i vantaggi reciproci. L'autonomia basata sulle realtà e i bisogni di ciascuno, la giustizia sociale definita come distribuzione equa delle risorse economiche nazionali e l'unità etnica e religiosa in armonia tra le parti potrebbero essere considerati i pilastri del progetto nazionale eritreo. La dipendenza viene fortemente evitata a tutti i livelli e per questo, per applicare il progetto nazionale del paese, si fa molto affidamento sulle capacità e sulle risorse interne, integrandole con l'aiuto allo sviluppo e alla cooperazione, che viene avviata e supportata dal progetto nazionale del paese. Se il paese è libero di esistere, allora non c'è nulla. In primo luogo, noi tutti formiamo una comunità e le comunità formano lo Stato. Se noi esistiamo in quanto comunità, allora abbiamo bisogno di uno Stato in cui vivere. E lo Stato, per esistere, ha bisogno che noi lavoriamo e guadagniamo all'interno del territorio dello Stato. La determinazione dell'Eritrea nel perseguire lo sviluppo economico e politico è in parte dovuta alla sua lunga battaglia per l'autodeterminazione e l'indipendenza. Nonostante le interferenze politiche ed economiche esterne, l'Eritrea negli ultimi 24 anni ha raggiunto risultati rilevanti, contando soprattutto sulla forza del suo popolo e sulla sua forte volontà di uscire dalla guerra e dalla povertà per costruire la loro nazione dal nulla. Per assicurare il fabbisogno alimentare in questa regione abbiamo fra l'altro costruito 4 grandi dighe per il bacino idrico. Nei prossimi anni, senza doversi preoccupare della certezza del cibo, le generazioni future potranno essere totalmente autosufficienti. Noi siamo testimoni di un futuro promettente. Solo se sei coinvolto nel processo di sviluppo puoi vedere il cambiamento e testimoniare il balzo in avanti che il paese sta compiendo. Solo se ne fai parte sei in grado di prevedere quali saranno i risultati. Devi esserne testimone, partecipare e dare un contributo concreto. I giovani in molti paesi in via di sviluppo sono spesso visti come vittime della povertà, bisognosi di assistenza o una minaccia alla società da gestire. I giovani eritrei smentiscono questa visione e ciò è in gran parte dovuto a un programma di servizio nazionale ben ideato che è parte di una strategia complessiva di crescita dei giovani. Dopo una guerra non esiste paese che non lotti per l'emancipazione economica e la ricostruzione e il servizio nazionale, anche quello militare, è stato uno strumento indispensabile. Ma se tutto viene utilizzato per giustificare il traffico di giovani esseri umani da parte di paesi confinanti o di altri, si ottiene l'effetto di fornire la fuoriuscita dei giovani attratti dai modelli del mondo occidentale, privando il paese della sua risorsa più produttiva.
Proprio in questo momento, in cui il paese attraversa un processo di forte sviluppo, è importante che i media eritrei contribuiscano a far emergere la verità ed evitare che i giovani subiscano un lavaggio del cervello dalle campagne mediatiche di varie agenzie internazionali che hanno interesse a farlo. E dunque è necessario promuovere i nostri valori e i nostri ideali per opporsi a queste campagne. La battaglia che è necessario combattere consiste nel rendere i giovani fieri della propria identità. Dopo aver ereditato un paese in rovina, il programma di sviluppo eritreo era e rimane molto ambizioso e di conseguenza le risorse umane necessarie dovranno essere importanti. Dobbiamo costruire, dobbiamo continuare a costruire, a lavorare, ad essere parte di qualcosa che sarà produttivo e fruttuoso alla fine di ogni giorno. È bello far parte di tutto ciò, non è bello esserne esclusi. La domanda urgente quindi diventa questa: quale modo migliore di soddisfare questo bisogno di risorse umane se non quello di beneficiare di una popolazione eritrea giovane ed energica? Il servizio nazionale è organizzato proprio per preparare e coinvolgere attivamente i giovani nel processo di costruzione della loro nazione. Se opportunamente formati e supportati, i giovani eritrei possono diventare decisivi e parte dunque integrante dello sviluppo e della costruzione del paese. Il servizio nazionale è un dovere per un paese, se un paese deve crescere. Se un paese vuole essere vincente, una gioventù è fondamentale. Quando dico che sono eritreo, non è solo perché sono nato qui. Svolgere il servizio nazionale civile è un mio dovere. Se voglio qualcosa dal mio paese, prima di tutto farò il mio dovere nella misura in cui il mio paese ha bisogno di me. Per i giovani che hanno potuto fare il confronto, avendo vissuto sia colonizzazione che indipendenza, il servizio nazionale è un dovere per restare indipendenti. Se vogliono che il paese diventi uno Stato come i più avanzati paesi occidentali, siamo noi che dobbiamo costruirlo. Se non hai uno Stato, tu sei un cittadino di seconda classe che vive sotto occupazione. Per aiutare a mantenere la popolazione giovane, attiva e lontana da vizi e malavita, molti paesi stanno sperimentando varie forme di strategia che includono il servizio nazionale, anche per contrastare il fenomeno della disoccupazione. Ciò è stato decisamente più efficace nei paesi che hanno unito il servizio civile nazionale ai piani di sviluppo. Ogni decisione che tu prendi ti appartiene. Ciò crea sicurezza. Non conoscevo molte cose, a parte la scuola e la casa. Non avevo mai socializzato e avevo avuto solo pochi amici. Ora ho imparato a vivere grazie al servizio militare. Un'efficace strategia per i giovani li aiuta a rendersi conto delle proprie capacità e a incanalare le loro energie e la loro intraprendenza nella ricostruzione e nello sviluppo del paese. Ognuno di noi ha la possibilità di portare la cultura della propria regione d'origine in una piattaforma comune. Abbiamo così la possibilità di comprendere il tessuto sociale di una società che è riuscita a creare l'unità a partire dalle nostre diversità. La realtà è chiara. La tua coscienza non ti permette di ignorare le sfide che ognuno affronta. Nel caso dell'Eritrea, il Servizio Nazionale è pensato per rendere il cittadino un soggetto attivo nel processo di costruzione del suo Stato. Le priorità del servizio sono determinate da programmi di sviluppo nazionale, identificate dal governo, che mira a fornire ai giovani le capacità necessarie a promuovere il loro sviluppo personale e lavorativo ed a crescere il loro contributo alla comunità e allo sviluppo complessivo del paese. Il college, con i suoi studenti e laureati, porta avanti progetti di ricerca sul campo dello sviluppo del prodotto, che non siano utili soltanto ai laureati, ma anche ai contadini, imprenditori e tutti coloro che lavorano nelle fattorie del paese. Alcuni dei settori che traggono maggiore contributo dal servizio nazionale sono l'istruzione, la salute, l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, il welfare, il turismo e le infrastrutture. Concedere accesso libero a tutti i livelli è già un buon successo e per quanto mi riguarda, dopo aver lavorato 10 anni, guardando indietro e facendo un bilancio, credo di poter dire che l'esperienza sia stata un successo.
È importante ricordare che accanto al processo di ricostruzione della nazione, il servizio civile nazionale nelle sue varie forme serva anche ad affrontare la questione della rapida crescita dei giovani e della disoccupazione. La formazione che forniamo è di qualità elevata e ci permette di avere una forza lavoro adeguata al nostro processo di sviluppo. Perciò vorrei invitare tutti a venire a vedere per credere. Stiamo formando studenti eccellenti. Loro sono i nostri rappresentanti. Loro sono la nostra testimonianza. Per me la patria viene prima di tutto. Hanno ragione quando dicono che la patria non si discute. Il programma di sviluppo del governo eritreo permette di dare pari opportunità a tutti, con un accento particolare alle zone rurali e le aree particolarmente svantaggiate. Le performance dell'Eritrea relative al raggiungimento degli obiettivi del millennio riguardanti la riduzione di mortalità infantile, mortalità materna e da HIV e da altre malattie sono ottime. In termini pratici, il miglioramento della qualità della vita di ogni eritreo è alla base di ogni decisione politica. L'Eritrea oggi è uno dei pochi paesi africani che saranno in grado di raggiungere molti degli obiettivi del millennio. Al momento dell'indipendenza, l'aspettativa di vita alla nascita era solo di 49 anni. All'ultimo censimento era salita a 63 anni, molto alta per gli standard africani. Nel 1991 l'alfabetismo degli adulti si attestava tra il 20 e il 30% e solo al 10% per le donne. Nel 2008 è salito al 65% e nel 2010 al 74%. Nel 2015 l'obiettivo ha raggiunto l'80%. Questi dati testimoniano come l'Eritrea si sia trasformata ed abbia raggiunto alcuni dei target degli obiettivi del millennio anche prima del previsto. L'obiettivo di una società del sapere, in cui ogni persona è proprietaria del processo di sviluppo, è forse più apprezzato se si prendono in considerazione gli importanti investimenti dell'Eritrea destinati all'istruzione. Il governo eritreo ha preso sul serio la consapevolezza che per la crescita economica occorre aggiornare costantemente lo sviluppo delle competenze, sia a livello amministrativo che nel settore commerciale e in quello privato. L'istruzione, specialmente quella universitaria, che include una formazione di tipo tecnico e professionale, è al centro del processo di sviluppo. Abbiamo alti standard di qualità. Naturalmente può sempre esserci uno spazio di miglioramento, per esempio avere nuovi college, ma credo che i nostri laureati siano già ora un eccellente capitale. Al posto di una sola sede universitaria nella capitale, che poteva accogliere un numero relativamente piccolo di studenti, limitando le possibilità di studio e di ricerca pratica, oggi esistono ben 7 istituzioni universitarie, strategicamente distribuite nelle regioni in base all'ambito di studio che offrono. Se dovrò studiare finanza, sia che io vada all'Università di Asmara che al College di Business of Halal, studierò sugli stessi testi. I nostri laureati sarebbero accettati in tutto il mondo, perciò noi siamo soddisfatti. Inoltre, queste nuove facoltà hanno garantito l'accesso agli studi a un numero molto più grande di studenti di quanto fosse possibile in passato. L'istruzione è gratuita per tutti, dalla scuola elementare fino all'università. Coloro che si distinguono per merito e hanno i requisiti necessari sono anche mandati all'estero totalmente a carico del governo per continuare la loro formazione. Sono stato in Cina dopo la laurea.
Ho studiato lì per un paio d'anni e sono tornato qui nel luglio del 2013 e da quel momento lavoro come capo dipartimento di economia bancaria e finanziaria nel College di Economia e Commercio di Halal. Potenziare il capitale umano è la priorità del governo eritreo, così come lo sviluppo delle conoscenze e della formazione e le competenze tecnologiche che riguardano praticamente tutti i settori, compresa l'attività mineraria. La miniera di Bisha è la prima in Eritrea. Questo mi dà la grande soddisfazione di far parte della storia. La soluzione giusta è il trasferimento di tecnologia, di conoscenze e di esperienze in Eritrea. L'obiettivo è di fare in modo che in futuro tutti i lavori siano interamente svolti dagli eritrei. Darò all'Eritrea un valore aggiunto, non c'è dubbio. Penso che sia stato raggiunto un risultato esemplare. Avere una miniera di questo livello in Eritrea, questo sorprende molte persone. La verità è che stiamo realizzando un lavoro importante. Il nostro scopo è raggiungere i nostri obiettivi imparando dagli altri e acquisendo la conoscenza necessaria. La considero un'opportunità unica. Abbiamo dedicato alcuni corsi di formazione ai settori della sicurezza, della leadership, del processo minerario e dell'ingegneria. Tutto questo è stato importante per accrescere le competenze degli eritrei. L'Eritrea oggi appare come se fosse da sempre riuscita ad evitare ogni estremismo religioso. È uno stato laico e non confonde la politica con la religione. La popolazione ha vissuto secoli di pacifica coesistenza delle due principali religioni, il cristianesimo e l'islam, e la politica del governo è quella di coltivare e sostenere questa convivenza. I progetti dei paesi sono sempre stati ispirati agli interessi del proprio popolo. Noi eritrei perseguiamo i nostri interessi nazionali. La posizione geografica del nostro paese è strategica e suscita forti interessi dell'Occidente, anche per le sue risorse naturali ed umane, specialmente per i suoi giovani istruiti e ben formati. A parte l'umiltà tipica dell'Eritrea, a cui non piace esibire i successi conseguiti, sembra esserci un'altra precisa volontà di non evidenziare gli importanti risultati ottenuti dal paese. Ho recentemente rinnovato le sanzioni verso alcuni dei paesi che violano i diritti umani, inclusi Corea del Nord ed Eritrea. Stiamo sostenendo gruppi e organizzazioni che aiutano a fuggire da quei paesi donne e bambini. Per mettere fine al servizio militare illimitato e imporre un limite a 18 mesi come era previsto originariamente. È innegabile che una delle più importanti sfide riguardi il servizio militare in Eritrea, che attualmente è prolungato. Il governo spiega che è dovuto alla continua belligeranza e occupazione del territorio eritreo da parte dell'Etiopia, che continua ad ignorare l'accordo vincolante firmato nel 2002. Come eritrei capiamo l'importanza della nostra posizione strategica e delle nostre risorse. È stato verificato molte volte da molti giornalisti investigativi stranieri che non c'è supporto al terrorismo da parte di Asmara. Ciò è in forte contrasto con le false accuse portate avanti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in difesa delle sanzioni del 2009. Il rapporto è stato pubblicato e le sanzioni applicate, malgrado l'opposizione di vari paesi, compresa Italia e Russia, che ritenevano il rapporto non attendibile in quanto basato su informazioni non veritiere. Non siamo convinti affatto del contenuto dei report del gruppo di cosiddetto monitoraggio e, come ho già affermato, non ci sono informazioni né prove precise fornite ai membri del Consiglio di Sicurezza e non capiamo come le investigazioni siano state effettuate e come si siano concluse. Non sono stati forniti elementi concreti. Il dottor Tezer Ali, direttore del Centro di Costruzione di Pace del Corno d'Africa, in un articolo online all'inizio di quest'anno lo ha spiegato meglio di tutti. L'Eritrea è uno dei paesi meno capiti al mondo. E come i media mainstream spesso sostengono, per una mancanza di volontà del governo eritreo di permettere a giornalisti e ricercatori di entrare nel paese, oppure per una mancanza di analisi credibili che tengano in considerazione il passato e l'attuale contesto geopolitico,